Storie italiane di Corrado Augias. La santità delle donne. La volta scorsa parlavamo di Chiara, donna eccezionale non solo per la santità. È la prima donna ad aver scritto una regola autonoma per l'ordine da lei stessa fondato, saranno le Clarisse. Nonostante avesse per Francesco una venerazione amorosa, mistica e certamente anche carnale, non volle che il suo ordine derivasse la propria regola da quella dei frati minori di Francesco. C'era in lei, come chiunque scegliesse quelle costruzioni di rigidità quasi disumana, l'ansia del martirio, il desiderio di emulare gli antichi cristiani che avevano dato la vita per la fede. Un canone, citato dall'insigne medievista Chiara Frugoni, racconta che nel 1220, quando Chiara aveva 25 anni, si sparse la notizia che in Marocco alcuni frati erano stati trucidati. Subito venne presa dal desiderio di andare anche lei in quel paese lontano e saputo che non le sarebbe stato consentito, virgolette, perché sembrava poco decoroso per le donne e fuori luogo, in particolare per delle claustrali, andare là, ne pianse abbondantemente e ne fu rammaricata oltre misura per il fatto che bramava con tutto il cuore di immolarsi come ostia viva nel supplizio della morte per Cristo che ha patito per noi. Chiuse le virgolette, era la citazione da un biografo. Questo è il clima. Questa è la temperatura della sequela Christi che Chiara cercava di perseguire. Una sua strabiliante visione, ricca di allusioni che a me paiono anche sessuali, dà un'ulteriore idea della tensione raggiunta. Una monaca di nome Filippa riferì di aver appreso dalla stessa Chiara che un giorno si era vista nell'atto di portare a Francesco un vaso di acqua calda per sciacquare le mani. Quando era giunta al suo cospetto, il santo aveva estratto dalla tunica una mammella ordinandole «avvicinati e suggi». Per due volte l'aveva invitata a suggere dal suo seno un liquido che risultava di sublime dolcezza. Un po' di quel nettare essendole rimasto sulle labbra, la santa, e qui cito, «pigliando epsa con le mani, quello che gli era rimasto nella bocca, gli pareva che fosse oro così chiaro e lucido che ci si vedeva tutta come quasi in uno specchio». Chiuse le virgolette. Lascio a ognuno l'interpretazione di questo sogno. Si potrebbero riferire altri gesti sublimi, incantamenti, prodigi, ad esempio quello verificatosi la notte di Natale quando, malata, non era potuta andare alla messa celebrata da Francesco ed improvviso ebbe stesa nel suo letto la visione della messa. Poi al momento dell'Eucarestia vide apparire un angelo che le offriva l'ostia consacrata. Sono quelle che un laico, un miscredente, un ateo giudica, considera allucinazioni, ma che il visionario, cioè colui che ha avuto la visione, sicuramente ritiene vere. I visionari, a meno che non siano dei ciarlatani, sicuramente credono nella realtà di ciò che hanno visto. Ma quanto a Chiara, devo aggiungere che purtroppo sulla base di questi resoconti è stata proclamata patrona delle telecomunicazioni con un provvedimento che riduce quell'altissima immaginazione, frutto di rapimento mistico, a ordinaria banalità ministeriale. Chiara di Assisi ha passato quasi la metà della vita costretta dalla malattia senza che questo abbia mai scalfito la sua determinazione. Solo poco prima di morire ebbe la gioia di ricevere da un messo di Papa Innocenzo IV la regola bollata del suo ordine che così a lungo aveva atteso. Raccomandò per l'ultima volta alle altre monache, da lei chiamate sorelle povere, il privilegio della povertà, poi baciò con passione il documento pontificio, fu pare uno dei suoi ultimi gesti, dopodiché, cito, passò de questa vita al Signore la predicta Madonna Chiara
veramente chiara, senza macula, senza oscurità di peccato, alla clarità della eterna luce. Questa dedizione totale al sacro nel mondo occidentale è scomparsa o diventata invisibile. Dove e quando esista, è relegata in piccoli cenacoli. Si è spenta, in altre parole, la forza esemplare di quelle vite che emanò da loro come dai tanti che ugualmente sentirono la chiamata divina. Un caso esemplare è quello del frate minore Jacopone da Todi, che per 6 anni il terribile Papa Bonifacio VIII, siamo nel XIII secolo, stanco delle sue critiche, fece rinchiudere nei sotterranei della chiesa di San Fortunato a Todi. Anche Jacopone, come Francesco, era poeta e al Papa Simoniaco lanciò, anche se in versi, alcune accuse. Punisti la tua lingua contro le religioni, a dicer blasfemia senza nessuna ragione, e Dio si t'ha sommerso in tanta confusione che ognuno nella canzone il tuo nome torna a maledire. Ho adattato ad un italiano più o meno contemporaneo dei versi che sono scritti in un italiano del 300. Jacopone venne liberato da quel carcere solo dopo la morte del Papa Bonifacio e passò gli ultimi anni a Collazzone tra Perugia e Todi nell'ospizio dei frati minori, accudito dalle Clarisse. Come vedete, tutto torna. Nel 1596 le sue spoglie sono state sistemate nella chiesa di San Fortunato. La lapide a lui dedicata lo definisce impazzito d'amore per Cristo, stultus propter Christum. In questo caso la stultizia vale come lode e risarcimento. La stessa cosa si potrebbe dire anche di Francesco. Approfitto di queste figure per dire qualche cosa sulla mia Umbria, che è la regione nella quale passo i mesi estivi e durante l'epidemia ho passato periodi anche più lunghi. A pochi chilometri da Todi, in un casale così vecchio da figurare nelle mappe catastali pontificie, passo comunque e quantomeno i mesi estivi. La villeggiatura, denominazione ormai sostituita dal più dinamico vacanze. C'è molta differenza. Vacanze richiama meglio la spensieratezza. Vacanza viene da vacare, vacatio, quindi essere vuoto, però anche essere libero. Dunque un tempo sì vuoto, però piacevole, da colmare con attività diverse da quelle abituali, viaggi, avventure, conoscenze, amore, notti lunghe, smemoratezza, albe. La villeggiatura, al contrario, è statica. Si lascia la città per andare in villa, come facevano i romani antichi, che la villeggiatura è la stessa idea di villa come opposta agli affanni della città, l'hanno inventata. Villa non vuol dire solo campagna, però alla parola villeggiatura è ancora connessa l'idea di un periodo di riposo con temperature più miti, serate di tranquille conversazioni e anche qui volendo di albe, viste però dalla parte di chi si leva presto, non da quella di chi rincasa tardi. In apparenza è la stessa cosa, ma non è così. La luce dell'alba è sempre la stessa, ma ha un'aura diversa per chi la vede rincasando, magari dopo aver un po' bevuto, e per chi invece s'affaccia per cominciare una giornata. Vasco Rossi, 1981, canta «Siamo solo noi». Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Uno spirito molto diverso da quei versi, Vincenzo Cardarelli li dedicò a un mattino estivo, distesa estate, stagione dei densi climi, dei grandi mattini, dell'alba senza rumore. Nessuna promessa terrena può dar pace al mio cuore quanto la certezza di sole che dal tuo cielo trabocca. La vacanza si concilia male con la lettura, la villeggiatura invece la favorisce. Facilita il lavoro metodico scandito dal ritmo uguale dei giorni.
non sono scoperte di oggi, né tantomeno scoperte che faccio io. La letteratura latina è piena di elogi della vita agreste. A me, per ragioni precise, piacciono questi quattro versi del grande poema di Lucrezio sulla natura delle cose. De rerum natura. Distesi su un tenero prato, tra amici, vicino a un ruscello, sotto i rami di un alto albero, senza gran dispendio si ristora il corpo con piacere, specie quando arride il tempo e la stagione dell'anno cosparge di fiori le erbe verdeggianti. Mi piacciono questi versi perché la fortuna ha voluto che intorno alla vecchia casa, collocata a metà collina lungo la valle del Tevere, ci siano tutte le cose che Lucrezio cita nel suo quadretto: il prato, il ruscello, alcune alte querci. Subito dopo, però, per evitare un eccesso di pathos, riporto anche la celebre frasetta attribuita a Baudelaire: la campagna è il posto dove i polli girano crudi, che ristabilisce un giusto equilibrio emotivo con i luoghi.